e materie prime di alta qualità. Siamo la prima pizzeria in Italia che offre a domicilio 5 impasti di qualità per ogni esigenza alimentare. Impasto classico, Kamut, 7 cereali, bio e canapa. Solo farine italiane di alta qualità e digeribilità. Pizzeria 5 Sapori. Ci trovi a Roma, in zona Tuscolana, zona Libia, zona Tiburtina e zona San Giovanni. Per tutte le informazioni, 5sapori.it. 5sapori.it. Rieccoci in diretta, c'è una nuova variante del Covid, o meglio, torna in lockdown anche la Cina, quindi vaccino, non vaccino, non si capisce più nulla. Speriamo che il vaccino che stiamo già utilizzando, che molti hanno già preso, a cui a molti è stato già iniettato, speriamo che faccia effetto anche per questa nuova variante inglese. Stavamo leggendo la notizia prima sul nostro sito, ora ne parleremo però con una persona che il vaccino lo ha fatto, quindi avremo un collegamento. Una persona che il vaccino lo ha fatto ci racconterà se ha avuto delle controindicazioni, se gli sono uscite le bolle, se gli sono uscite le antenne, le ali, se ha avuto erezioni, visto che il vaccino è della Pfizer, che è la stessa casa produttrice del Viagra. Quindi ci racconterà un po' quello che gli è successo con il vaccino. Nel frattempo però stavamo dicendo, la Cina torna in lockdown, o meglio Pechino ritorna in lockdown. Sto leggendo dal sito di Non è la Radio, Pechino inasprisce le misure e mette in lockdown 1,6 milioni di persone, mentre la Cina ha annunciato 144 nuovi casi di coronavirus, tra cui 129 persone a trasmissione locale. Tra i casi a trasmissione locale ci sono 68 provengono dalla provincia di Heilongjiang, 33 dalla provincia di Jilin, 20 dall'Hebei e due da Pechino. In Europa cresce la preoccupazione per le varianti di coronavirus che metterebbero a rischio l'efficacia degli attuali vaccini. Proprio per questo gli scienziati di Oxford, che lavorano all'AstraZeneca, studiano il nuovo farmaco. Noi stiamo provando a contattare, prova a fargli uno squillo nel frattempo, così almeno vediamo se riesce ad entrare in diretta. Lui ha il link, perché dovrebbe apparire con la finestrella classica, quella di Non è la Radio, come abbiamo fatto nei giorni scorsi collegamenti. Abbiamo avuto l'intervista di un ex poliziotto che ha subito mobbing, è stato licenziato dalla polizia. E ce l'abbiamo al telefono? Ah, un minuto e si collega. Dovrebbe stringere i tempi, perché noi abbiamo dei tempi radiofonici, quindi magari se il caro nostro amico, non dico il nome perché lo faremo dopo il nome, quando arriverà. E quindi stavamo leggendo questa notizia che a Pechino sono in lockdown 1,7 milioni di persone. Pechino ha imposto il lockdown nel distretto di Daxing, a sud della capitale, dove si trova il nuovo aeroporto, dopo che sono stati trovati 6 casi di Covid-19 per un totale nella città salito a quota 15, ma beati a voi, mi viene da dire a me. I casi rilevati a Daxing hanno lanciato l'allarme che la situazione epidemica è dura e complessa, ha affermato Xu Hejiang, portavoce della municipalità, in conferenza stampa. Ce l'abbiamo? Non lo vedo però, al telefono? Pronto Alessandro, ciao, buonasera. Buongiorno, c'è stato un problemino con l'altra app, però... Non puoi collegarti in... Ci stavo provando, mi si è bloccato direttamente quando l'ho mandato al collega, come al collega? La pagina di blocco. Come al collega? All'amico mio, Alessandro, gli ho mandato come stava messo il problema per quanto riguarda l'applicazione e non riesco a collegarmi, purtroppo. Ah, ok, non riesci a collegarti, vabbè, non è no, c'è stato un problema tecnico, posso riprovare volendo, se no... Riprova. Ok, riprovo un attimino, vediamo. Sì, vediamo se riesci, è facile, devi solo cliccare sul link, prendi e entri e ti si vede in tutto il tuo splendore sullo schermo. Nel frattempo continuo a leggere la notizia. Non possiamo allentare sulla prevenzione dei casi importati e sul rimbalzo domestico. Pechino ha anche esteso a 28 giorni il periodo di restrizioni a chiunque arrivi dall'estero, di cui 14 giorni di quarantena in strutture centralizzate. Questa è la notizia invece dell'ANSA. Vediamo se riusciamo a collegarci con Alessandro Testa, così almeno la gente da casa ti vede anche, se no facciamo al telefono. Va bene, ci riesci? Non ci riesci, dai, non è un problema. Alessandro, ci sei? Ce l'abbiamo Alessandro? Sta provando? Alza un attimo la base, vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Vai al telefono, vabbè. Dai, proviamo al telefono, dai Alessandro, ci sei, dai. Non te vediamo nel tuo splendore. Alessandro, allora, tu hai fatto il vaccino, quando l'hai fatto innanzitutto? E perché l'hai fatto? Tu chi sei?
per lo spieghiamo allora, per tutti gli ascoltatori che non ci seguono, eccetera, eccetera. Allora, io intanto mi ripresento, sono un medico, lavoro per l'emergenza Covid nella regione Lazio, sì, da marzo oramai, e ovviamente è partita la campagna vaccinale per tutti quanti i medici del Lazio e i medici di tutte le regioni d'Italia impegnati sia nell'emergenza Covid sia in tutte altre emergenze e tutte le altre aspetti sanitari, quindi per tutto il personale sanitario. Io ho fatto il vaccino il 2 di gennaio, prima dose di vaccino ricevuta il 2 di gennaio, sì, e adesso mi sto prestando questo sabato a ricevere la seconda dose. Oh, quindi tu hai fatto il vaccino, puoi ripetere scusa quando hai fatto il vaccino che mi ero un attimo distratto? Il 2 di gennaio. Il 2 gennaio hai fatto la prima dose di vaccino, perché tu sei un operatore sanitario. Sì, sono un medico, sono un operatore sanitario, io e tutti gli altri miei colleghi in questo periodo, ovviamente con la prima fase della campagna vaccinale che prevedeva appunto la vaccinazione di massa per tutti gli operatori sanitari e poi ovviamente per altre categorie, quali ad esempio gli over 80, i pazienti dell'RSA, anche per favorire ovviamente una minore diffusione, soprattutto in queste strutture che soprattutto nella prima fase abbiamo visto sono state un po' il fulcro, diciamo, dei focolai principali di coronavirus, siamo stati chiamati per la vaccinazione e adesso effettueremo, come già alcuni colleghi hanno fatto, come abbiamo visto anche chi si è vaccinato allo Spallanzani per il Vax Day, per la dose di richiamo. Ok, ma tu adesso il vaccino non è attivo, cioè tu adesso potresti contrarre il virus dopo la prima fase, come funziona? Allora, spiego brevemente come funziona, diciamo, un po' la dinamica di questo vaccino, che è un vaccino particolare. E quanto dura anche? Sì, è un vaccino, diciamo che il vaccino della Pfizer è una nuova forma di vaccino, è un vaccino che non contiene, e precisiamo questa cosa, non contiene il virus, perché non contiene il virus, non è un vaccino né a virus attenuato, né a parte di virus né ad altro, contiene un messaggio, un mRNA, che viene iniettato praticamente all'interno del nostro corpo affinché possa essere processato all'interno delle nostre cellule per produrre la famosa proteina spike inattiva, affinché poi quando si entra in contatto con il virus e dopo la seconda dose si sia sviluppata l'immunità, possa riconoscerla immediatamente e quindi non permettere, non consentire l'ingresso del virus nelle cellule del polmone. Questo, diciamo, è il meccanismo base. Quindi non, andiamo quindi non è propriamente un vaccino, allora, se non contiene il virus. Viene chiamato vaccino perché il termine vaccino deriva dal passato. Noi sappiamo che il vaccino viene chiamato così perché il primo vaccino fu sviluppato per combattere da un siero delle vacche, quindi ecco perché viene chiamato vaccino. Sì. Il vaccino è un qualcosa che stimola la risposta immunitaria, quindi è un qualcosa che possa essere una parte di un organismo, che possa essere una parte, diciamo, di un virus, di un batterio, che va a stimolare il nostro sistema immunitario affinché possa poi riconoscere, una volta avvenuta l'immunizzazione, tramite la produzione di anticorpi, il patogeno se si viene a contatto con esso. Sì. Quindi ecco perché viene definito vaccino in questo senso, è più una fonte di terminologia questa, niente di più. Certo. Per il resto, diciamo, è così, attualmente non sono immunizzato ancora, è iniziata una fase di immunizzazione che inizia circa 12 giorni dopo la prima dose. Ah, quindi dopo la prima dose, 12 giorni dopo inizia a essere immunizzato, quindi adesso sei immunizzato però. Perché attualmente comincia ad avere un minimo di immunizzazione, perché che succede? Ci sono dei tempi tecnici, tra virgolette, perché il nostro corpo è come una macchina, no? Sì. Quindi ha i suoi tempi tecnici per produrre questa famosa proteina dal messaggio che viene iniettato. Sì. Quindi la proteina viene elaborata, prodotta, viene poi a distribuirsi all'interno del circolo e quindi di conseguenza poi si attivano le cellule del nostro sistema immunitario che vanno a riconoscerla e a formare gli anticorpi. Sì. Questo richiede i primi tempi tecnici perché? Perché quei 10-12 giorni avviene tutta questa fase che ho adesso detto. La seconda dose, diciamo, è una forma di dose di richiamo perché serve a potenziare questa immunità sostanzialmente. Perché? Perché serve a renderla duratura, serve anche a vedere se effettivamente il nostro sistema immunitario, che nel frattempo si sta attivando e sta riconoscendo questa proteina spike, riesce a riconoscerla. Quindi dopo circa 28 giorni dalla prima dose si ha la cosiddetta immunità completa al 95%, come detto appunto dagli studi Pfizer. Mm.
Stavo leggendo un articolo, tra l'altro, mi hanno appena inviato un articolo tratto dal sito money.it. La prima dose è meno efficace di quanto si pensava, il caso di Israele, quindi si presume che la prima dose sia meno efficace di quanto si pensava inizialmente. A renderlo noto è il coordinatore nazionale della strategia anti-coronavirus di Israele, Nachman Hash, secondo quanto riferisce la radio militare. Tuttavia, secondo quanto riportato dai dati rilasciati dalla Sheba Medical Center di Tel HaShomer lo scorso lunedì, in seguito alla seconda somministrazione, le persone avevano livelli di anticorpo tra 6 e 20 volte superiori alla settimana precedente, quindi successivamente alla seconda dose, diciamo quello che possiamo chiamare un richiamo, che tu farai lunedì, mi hai detto? Sabato. No, sabato. Quindi sabato tu farai il richiamo. Tu nel frattempo hai avuto delle controindicazioni, hai avuto bruciori, rossori, febbre, ti sono spuntate le antenne, le orecchie lunghe, tipo SPAC, ti è successo qualcosa di particolare? Mi è spuntata la coda, mi sto rifando di Dragon Ball, a trasformarmi in Super Saiyan 4, poi alla fine però non ho imparato ancora il teletrasporto, purtroppo, quello sarebbe stato utile perché ovviamente magari stai dall'altra parte di Roma, devi arrivare al posto di lavoro, stai in ritardo e poi timbri in ritardo, quindi quella è una cosa molto utile. Purtroppo speriamo in futuro che ci sia data questa opportunità con il resto, però parlando seriamente anche il 5G direi che prende molto bene ultimamente qui da me, forse sarà un'antenna interna che mi sembra. Ma a parte gli scherzi, visto che è un argomento abbastanza delicato, abbastanza serio, non hai avuto controindicazioni tu? No, parliamo seriamente allora di controindicazioni. Ci sono controindicazioni con tutte le cose relative e assolute. Abbiamo tutta una scheda dell'Agenzia Italiana del Farmaco che spiega bene quali sono le controindicazioni, che sono frutto di studi approfonditi anche su probabili effetti collaterali che ci sono stati studiati anche all'interno di persone che hanno ricevuto la vaccinazione, sia nella fase di analisi, sia nella fase post pubblicazione e post approvazione. Quindi ad esempio parliamo delle controversie delle donne in gravidanza, delle persone in allattamento e quindi queste persone qua che... Vabbè, come molti farmaci, no? Molti esatto. Farmaci... Per quanto mi riguarda, io nella mia storia ho avuto poche... ho effettuato tutti i vaccini dell'infanzia, quindi tutte quelle per la varicella, per il morbillo, per la rosolia e tutti quanti. Ho effettuato per la prima volta quest'anno anche il vaccino anti-influenzale, come era previsto anche inizialmente per la Regione Lazio, prima obbligatorio, poi no, però ho voluto effettuarlo anche perché comunque credo nella vaccinazione e credo e comunque essendo un paziente, perché in questo caso divento paziente. Ok, vabbè, non hai avuto... Aspetta perché ho altre domande da farti, visto che poi dopo i tempi sono... Ti faccio poco in breve. Ho avuto, rispetto ad altri colleghi, più reazioni, però tutte nella norma. Hai avuto qualche reazione, però bile, un po' di brividi, ma però hai fatto un vaccino, quindi ci sta, insomma, che esatto, intanto c'è un messaggio tutto... che non riesco a leggerlo, se o lo vedo o non lo vedo. Ma se in Cina hanno fatto il vaccino e ci sono nuovi casi, questo è un messaggio che ci scrive Angela, poi c'è Margherita che ci manda i saluti, la risalutiamo. Vabbè, in Cina ci sono nuovi casi, effettivamente io non lo so, perché si dice che in Cina siano stati vaccinati tutti. Alessandro, tu fai parte della... tu sei un medico. Sei un dottore, fai parte del personale sanitario, ma quanti e chi è stato vaccinato in questo momento? Ovvero solo persone che sono negli ospedali o anche persone che non vivono la vita dell'ospedale? Perché io so che per esempio all'AIFO di Roma e all'IFO di Roma sono stati vaccinati anche quelli che vendono le macchinette, che distribuiscono le macchinette negli ospedali, le macchinette, i distributori di bevande e patatine, ma non solo quelli che portano le macchinette, ma anche chi sta in ufficio, anche i contabili e chi magari in un ospedale non ci ha mai messo piede se non per altri casi particolari, insomma. Ti risulta questo? Cioè, sono stati vaccinati? Questo posso, non mi pronuncio sul caso dell'IFO perché poi sì, ci saranno ovviamente le indagini approfondite eventualmente che andranno a validare se verificheranno questa cosa. Io posso descrivere il mio caso. Io non sono un medico ospedaliero. Ok. Non essendo un medico ospedaliero, quindi ho ricevuto la vaccinazione. Però sei un medico, anche non sei un medico ospedaliero, però potresti essere utile alla causa e potresti essere pronto ad entrare in un ospedale ad operare da un momento all'altro, quindi... Il discorso che viene fatto è semplicemente questo, ovviamente. Basta i pazienti, soprattutto negli ospedali, che girano, quindi cambiano continuamente, sì, quindi ogni tanto
può passare un paziente nuovo che cambia poi posto letto dopo 5 giorni e via. Quindi questo turnover che c'è all'interno degli ospedali cosa genera? Genera ovviamente dei possibili, può generare dei possibili focolai. L'intelligenza dove sta? Ovviamente nel diminuire soprattutto nelle strutture, quindi rendere sterili gli ambienti ospedalieri e gli ambienti dove ovviamente con cui i pazienti devono poi venire a contatto, perché parliamoci che i pazienti che arrivano in ospedale, a prescindere che vengano per coronavirus o che per altre patologie, sono pazienti comunque debilitati. Certo. Sono pazienti che comunque stanno insieme, condividono lo stesso ambiente, quindi l'importanza della sterilizzazione dell'ambiente è fondamentale per garantire la sicurezza in primis non soltanto del personale ma anche dei pazienti che vengono lì. Quindi certo, se ci sono stati casi di vaccinazione, ripeto, anche di personale non sanitario, questo lo valuteranno le autorità competenti. Per quanto riguarda il resto, non sarebbe anche una cattiva idea, come non sarebbe una cattiva idea anche per il personale scolastico. Questa è la mia personale opinione per quanto mi riguarda. Perché? Perché in tutti i luoghi dove ci può essere un'aggregazione e un ricambio e un turnover di persone, è importante, quindi tante persone insieme, è importante garantire quanto più servirà e quanta più come dire, immunizzazione possibile. È chiaro, è chiaro. Le persone che tornano a casa e vanno magari ad infettare, quindi queste sono le basi. Poi ovvio andiamo a proteggere i pazienti più fragili, per esatto, questo si dice gli ultra ottantenni e poi a cascata i pazienti oncologici, i pazienti fragili. Certo, ma, certo. L'importante è anche avere una strategia in mente, una strategia che deve essere volta a ridurre quanto più possibile il contagio oltre che a proteggere. Certo. Alessandro, allora intanto noi ci rivediamo, ci riascoltiamo, poi magari la settimana prossima dopo che hai fatto il richiamo andiamo, seguiamo tutta la tua vicenda, ti prendiamo come cavia, no? Così ci racconti tutte le varie fasi del vaccino, quello che hai subito, quello che subito, speriamo di no, quello che hai passato, quello che ti è successo. Mi avevi fatto una battuta prima di entrare in diretta in separata sede, il vaccino è della Pfizer, no? Sì. Che è la stessa che fa il Viagra. Sì. Oh, ma tu ci hai avuto? Assolutamente. Cioè, sì. Lo confermo in diretta, cioè, assolutamente. Cioè, quindi il vaccino rende anche dei torelli. Non ho problemi a confermarlo in diretta, quindi questo è un messaggio rivolto agli uomini, può avere anche questo effetto. Cioè, chi non ha bisogno e chi non ne ha bisogno. Però, ripeto, è un effetto. Tra l'altro è stato anche studiato. Sì, è stato studiato che alcune, c'è stata una piccola percentuale, leggevo un articolo qualche tempo fa, che ha sviluppato questo tra virgolette effetto collaterale, ma forse è un effetto placebo, perché magari tu sapevi che era della stessa casa farmaceutica, non è detto che... mentalmente sbagliati, non so. Ci hanno messo una puntina magari, ce ne hanno messo una puntina e lì poi vabbè, niente. Alessandro, no, è particolare. No, è particolare, è curiosa questa cosa, sarebbe da analizzare veramente. Tu magari fai con dei sondaggi tra i colleghi se anche loro hanno avuto la stessa reazione, colleghi e colleghe magari, non lo so. E vabbè, lasciamo perdere queste cose un po' pecorecce. Alessandro, io ti ringrazio per il collegamento e ci riaggiorniamo allora la settimana prossima in modo da vedere intanto come è andata la seconda vaccinazione, anche da un punto di vista burocratico, se ci sono state file, attese, oppure se è andato, te l'hanno fatto direttamente sul posto di lavoro, tutte le varie traversie che si fanno per il vaccino, perché poi adesso stanno vaccinando gli operatori sanitari. Sono curioso di vedere quando sarà aperto il vaccino alla popolazione, alle persone, come. Allora, su quello posso lanciare un messaggio, io lavorando nell'emergenza, anzi, così facciamo anche informazione. Dai. Al momento, purtroppo, allora, io come si dice, quando c'è da contestare si contesta, quando ci sta. Quando c'è da calamo, quando c'è da prendere, prendiamo. Vai. Guardiamo meriti, la vaccinazione, la campagna di vaccinazione anche per gli over 80 nel Lazio partirà. Per quanto riguarda le prenotazioni e per quanto riguarda poi ovviamente le liste, le famose liste che verranno date dalla prossima settimana, perché dal 25, stando alle ultime comunicazioni, dal 25 di gennaio verrà aperta una piattaforma sul sito di Salute Lazio su cui i pazienti ultra ottantenni, anche con l'aiuto ovviamente di parenti, figli, potranno prenotarsi per la validazione, per la vaccinazione, che dovrebbe cominciare a febbraio. Ovviamente ciò dipenderà da cosa deciderà la Pfizer per quanto riguarda gli ultimi ritardi, certo, che ci sono stati, e invece coloro che non vorranno vaccinarsi all'interno di queste determinate, non riusciranno a prenotarsi, dal 1° di febbraio potranno tranquillamente prenotarsi
presso gli studi dei loro medici di medicina generale, i loro medici di base, i quali poi faranno una lista apposita e o verranno vaccinati all'interno dello studio o verranno vaccinati poi in determinate strutture stabilite dalle aziende sanitarie locali. Okay, quindi questo, perfetto, diciamo, sarà è il programma ad oggi per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80 nel Lazio. Su questo diciamo che c'è stata anche una buona organizzazione, quando bisogna dirlo lo diciamo. Poi abbiamo sentito anche comunque di casi in cui il vaccino era avanzato e operatori hanno chiamato i propri familiari, i propri parenti. Questo è successo a Piacenza, se non sbaglio, a Parma, in cui hanno chiamato i parenti a casa, li hanno fatti andare all'ospedale per vaccinarli con le ultime dosi dei flaconcini che erano avanzate, che in teoria sarebbero dovute essere buttate. Poi non so come è andata a finire quella vicenda, però un po' particolare, un po' curioso. Ma queste, come al solito, sono le vicende che avvengono sempre. Siamo in Italia, non ricordiamolo sempre, c'è stata anche la questione là del mercato nero dei vaccini, che adesso se ne parla, sì, tanto, del mercato nero dei vaccini, quindi ne usciranno tante purtroppo, e queste sono cose inutili. L'importante e fondamentale è una cosa, che il programma venga rispettato. Certo. Quello è importante, perché se il programma viene rispettato, se ne esce insieme tutti fuori prima possibile. Sì, speriamo soprattutto che il vaccino abbia la funzione esatto, per il quale è stato messo in circolo, no? Ovvero quello di arginare il Covid, perché al momento c'è chi nutre dei dubbi, c'è chi è favorevole, c'è chi è convinto, molti sono perplessi sulla efficacia del vaccino. Io spero che funzioni. Ma io sono qua possiamo... come cavia personale. Quindi... E tu sei la nostra cavia, però vabbè, se una cavia sola ce ne vorrebbero di più di cavie per vedere l'efficacia del vaccino. Ma infatti è mio dovere fare anche questo, fare informazione e soprattutto cercarne altre di cavie, tra virgolette, e certo, vogliamo chiamarle così, per sentire reazioni e eventualmente immunità o altro. Va voglio bene. Chiarire un concetto, sì, soprattutto per quanto riguarda, parlavamo prima all'inizio di pazienti infettati nonostante la dose di vaccinazione. È normale, perché se si entra in contatto con il virus, purtroppo e malauguratamente, prima dello sviluppo dell'immunità completa, che ripeto avviene solo e soltanto dopo 28 giorni, sì, la prima immunità sia sì, dopo circa 20 al 20, perché questo si fa il 21esimo giorno, sì, la seconda dose che richiamo, non si è completamente immunizzati e quindi il virus riesce ad eludere le difese immunitarie. Se si... gli effetti si vedranno, no, è successo dopo le dose di richiamo. Certo, no, io conosco persone che lavorano in ambito sanitario che hanno fatto, pensa, ne conosco una in particolare che ha fatto il vaccino il giorno prima e il giorno dopo ha contratto il virus, quindi una casualità, insomma, perché magari purtroppo ce l'aveva già in circolo, ovviamente, dopo la prima dose non sei ancora immune il giorno dopo la prima dose, questo lo sappiamo tutti quanti, quindi è inutile fare complottismi vari sul fatto che il vaccino non funzioni da questo punto di vista. Si sa che bisogna fare due dosi e dopo la seconda dose il vaccino inizia a essere attivo. Alessandro, grazie. Io ti ringrazio per questo collegamento, ci grazie sentiamo la settimana voi prossima, lunedì o martedì, magari aspettiamo magari giovedì come oggi, ci sentiamo proprio la settimana prossima, giovedì. Speriamo di sentirci anche con tramite la piattaforma di streaming. Ah, magari, certo, vediamo. Esatto, sì, così sì, vediamo se l'effetto Pfizer ha funzionato. Lo vediamo in diretta. La formazione in diretta. La vediamo in diretta. Ciao Alessandro, grazie, buona serata e buon lavoro. Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Bene, abbiamo ascoltato le parole del dottor Alessandro Testa, noi adesso torniamo in streaming su Nonna Radio, io saluto Francesco, saluto Margherita, saluto Angela che ci hanno scritto e noi chiudiamo il video, ma restiamo in streaming su Nonna Radio.